Bentornati sul canale, questa è la parte 2 del video che avete visto prima di questo, che vi metto nelle schede perché se non ha senso che guardate questo, dovete recuperare prima quello, ovvero cosa porto nel beauty per il weekend, come organizzo il beauty, la parte cosmetica e la parte make up. Per dimostrarvi che tutto quello che porto di make up è necessario ed essenziale e basta e avanza, in questo video vi mostro appunto come creo, usiamo questo parolone, come realizzo il trucco che mi vedrete sempre in vacanza, cioè proprio come riduco all'osso tutti i vari passaggi. Ci sono anche delle cose che potete skippare, no? Però appunto io sono sicura che tutte queste cose che ho portato le ho usate quotidianamente, mi sono servite. Vi lascio al video e ci vediamo dopo. Prima cosa, partiamo dal primer. Qui abbiamo il mio Hangover. Parto dal primer perché mi trucco di solito dopo aver fatto colazione, però quindi è passato un po' di tempo dalla skincare e vado a rinfrescare un po' il viso con il primer, vado a ridare un po' di idratazione. Poi tra l'altro questo a me piace tantissimo perché è perfetto anche se avete la pelle mista, fa proprio da colla per tutto quello che andate poi a mettere dopo. E parto con la mia CC Cream di It Cosmetics nel colore Fairlight. Non ho bagnato la spugnetta che avevo nel beauty, usiamo un pennello, anche perché la devo lavare col mio metodo, devo lavarle tutte oggi, devo lavare tutto, pennello, tutto. Le spugnette le lavo col mio metodo per lavare le spugnette che vi metto nelle schede, se non l'avete visto quel video. E quindi ci vuole un po' di tempo e non le volevo usare. Io aggiungo sempre poco poco prodotto alla volta, tipo adesso mi sono appena soffiata il naso. Questa CC Cream, mi chiedete dove comprarla, io ve l'avevo detto nel video review specifico, che la potete in Italia reperirla in due modi, o QVC UK o Cult Beauty UK sempre. La trovate anche su Amazon, ragazze, ma costa il doppio quasi, se non anche qualcosina di più. Quindi io non vi consiglio assolutamente di comprarla da Amazon. Se dovete risparmiare, cioè paghiamo il prezzo che costa, no? Quindi o Cult Beauty o QVC. Io non acquisto da QVC, l'unica cosa, perché non mi ricordo... Mi sa che non accetta PayPal. Non lo so, c'è qualcosa che non mi ha... Ho detto boh. Non mi ricordo però, comunque... Andate a vedere, a seconda di come volete pagare, scegliete il sito. Quindi abbiamo applicato la CC Cream, passiamo al mio correttore, il Born This Way di Too Faced, il Multi-Use Sculpting Concealer. Poi vado a fissare tutto con la cipria e questa è la light della linea Close Up di Nabla, ve l'avevo fatta vedere, questa l'avevo promossa, mi piace, anzi vi dirò che mi piace pure tanto, e col mio pennellone la cipria fisso tutto. Non ho portato bronzer, quindi passerò direttamente al blush, che ovviamente non poteva che non essere Lovejoy di MAC, e all'illuminante. Ma prima faccio un attimo le sopracciglia, perché vedete come
Il tatuaggio, ve l'ho già detto, si schiarisce poi quando ci passiamo sopra con pennelli e cose varie. Quindi un attimo, vado un attimo a ridisegnarle seguendo la forma del mio tatuaggio. Perché le disegno e non passo solo direttamente il gel? Le disegno perché non trucco gli occhi, quindi non truccando gli occhi focalizzo un po' di più l'attenzione sulle sopracciglia. Passiamo al blush, mio pennello da blush, fidatissimo Real Techniques Blush Brush. E qua come proprio... se piovesse Love Joy da tutte le parti. Illuminante Opal di Becca, che uso anche come ombretto. Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Passo quello che resta su tutta la palpebra. Illumino, emano luce, emano luce. Occhi, io ho portato solo una matita marrone che è di MAC, si chiama Eyecall Teddy, che è un marrone fantastico, e lo uso un marrone un po' bronzato, caldo, non è un classico brown scuro. Lo uso semplicemente un attimo qui all'attaccatura delle ciglia per andare a definirle e a scurirle, ma veramente una cosa minima. E poi, dato che non avevo portato pennelli per gli occhi, ho usato le dita per andare un po' a sfumare. Intensifico solo un po' l'attaccatura. In realtà otteniamo quella sorta di effetto un po' smoky, molto delicato, molto leggero, che definisce, trucca l'occhio, ma ci ha portato via pochi secondi. Mascara, io ho portato sia il mio lash primer che il mascara. Lash primer di Estée Lauder, Little Black, no scusate, si chiama Little Black Primer, e il ciglia sensazionali di Maybelline, li usiamo insieme, ma solo sulle ciglia superiori. Poi il mio ciglia sensazionali. Lo pulisco sempre bene perché questo più passano i giorni, più passa il tempo e si sì. Ok, non voglio che ci siano grumi.
poco poco anche sulle ciglia inferiori. Ecco qua. Vado un attimo a pulire dove mi sono leggermente sporcata. Manca il prodotto labbra e usiamo questa matita qui di Kiko, la 318, e poi andrò a mettere su un po' di gloss rimpolpante di Wonder. Tu, giù. La 318 è la matita delle creamy, creamy color comfort lip liner, che sapete che di queste ne ho tantissime. Sono fra le, o parlo come tra matita, sono fra le mie matite labbra preferite. Gloss, ma proprio poco poco, quindi io adesso andrò a scaricarne molto. Questa è la colorazione rosa. Questo gloss, avendo appunto un effetto rimpolpante, pizzica. Quindi prendete un pezzo di carta, una carta igienica, quello che vi pare, e fate così. Perché altrimenti potreste andare a toccare con la lingua il prodotto troppo dentro le labbra e pum, e pizzicarvi la lingua. Ah no! Aspettate! Sono dimenticata l'ultima cosa, Fix Plus di MAC. Questo è tutto ragazze, vi assicuro che se lo fate senza parlare, senza registrare nessun video, ci mettete all'incirca 10 minuti. Se volete metterci proprio 5 minuti, saltate la base e passate su un po' di correttore un po' ovunque e avrete risolto il tempo. Quindi trucco velocissimo, in ordine con poco tempo. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.